Bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il TG e le nostre ricette. E stasera ci dedichiamo a un alimento che veramente piace a tutti, a qualsiasi età, e soprattutto piace in qualsiasi periodo dell'anno, anche se proprio con la primavera si comincia a sentire veramente quella voglia di gelato che ti prende e non ti abbandona, voglia di freschezza, voglia di sentirsi più leggeri ma ben coccolati, perché un gelato coccola sempre. Allora, noi abbiamo un maestro gelatiere che la scorsa stagione ci presentò un gelato intellettuale, potremmo dire, dedicato a Santa Fina. Viene da San Gimignano, eccolo qua con suo figlio Stefano, Sergio Dondoli. Allora, bentornato. Buonasera. Oggi buonasera. Quale santa è scomodato con il gelato? Buonasera. Sei mio figlio. Sento. Bene, allora quindi stasera ufficialmente anche il battesimo del figlio. E anche il battesimo, sì, del figlio, sì. Allora, dimmi un po', Sergio, vuoi dedicare a tutti i santi? Hai un santo, un gelato per ogni santo? Beh, questo, in questo... Sant'Anna, che gli dedicheresti? A Sant'Anna un gelato bianco, candido. Quindi qualcosa di bianco, io direi. Poi se ci metto pure Maria, quindi Anna Maria, che bianco. No, ma allora, oggi non abbiamo nessun santo, anzi, no, forse per un fiorentino è più qualche cosa di cattivello. Perché sì? questa si chiamerà la crema dei pazzi, dedicata alla famiglia dei pazzi. Ah, no, perché crema dei pazzi, cioè siamo nei pazzi, andiamo nei pazzi, siamo pazzi. Sì. Cioè, si presta per tante cose. Sì, ecco, perché... insomma, allora stiamo attenti, perché qualora uno volesse portare a cena un bel chilo di gelato della crema dei pazzi, sì, rischia di essere, insomma, bisogna spiegare che è dedicato a una famiglia nobile. È dedicato a famiglia, sì, è uno degli studi miei. In futuro arriveranno altri. Mi hai promesso anche un... Sì, vero? Sì, nel camerino ci siamo detti, te l'ho promesso. Comunque la prossima sarà la crema di bischeri, altra famosa famiglia fiorentina. Insomma, cioè, io non voglio... Vogliamo ricordare un attimo la storia dei bischeri. Era una famiglia che, quando fu deciso di costruire sopra a Santa Reparata, dove era Santa Reparata, il Duomo, si cercò di acquistare tutte le case intorno, che erano dei bischeri, della famiglia dei bischeri. Queste famiglie dei bischeri vollero alzare il prezzo, dicendo: tanto ne hanno bisogno, e quindi prima o poi io alzando il prezzo diventeremo belli ricchi. E invece che è successo? È successo che il nostro dei medici, il nostro signore dei medici, disse: va bene, intanto io esproprio tutto, e poi li dette dolire praticamente per niente il valore che avrebbe dovuto percepire a suo tempo, o quellomeno quello che gli era stato messo all'inizio. E da allora, dice, sono sprati proprio bischeri. Ecco, alcuni dicono che invece si incendiarono e loro rimasero così con un palmo di naso. Quindi il canto dei bischeri è insomma, va bene. Comunque lì, anche per questo, ci faremo una crema in futuro. Bene, quando sarà pronta io ti chiamo e ti dico: guarda, c'ho bischeri pronti. Va bene, e io ti risponderò: va bene. A questo punto invece un tocco di gentilezza ci voleva nella puntata di oggi, va bene, e ce l'abbiamo con la nostra Vanna. Eccola qua, Vanna, sempre più carina. Vieni qua vicino. Perché la Vanna è minutissima, vedete, per cui non si riesce a guardare, a vedere bene il grembiulino tutto ricamato. Perché veramente voi, ovviamente, hanno un grembiulone, ma guardate che bello, macramè, tutto di macramè, questo è di pizzo, vedete, di San Gallo, come usava una volta. Vanna invece, in attesa di scrivere il suo libro, è reduce da una rete ammiraglia dove ha partecipato a diverse puntate, ma comunque è un'amica di Aspettando il TG. Certo. Fa non la cuoca di professione, la fa per passione, per gli amici. Sì, per gli amici. Che ne dici dei gelati tu? Buonissimi. Buoni, eccezionali. Ti piacciono? Nuovi, molto buoni.
Sei contento di tale approvazione? Ma certo, da un'esperta così mi fa un sacco piacere. Allora, bando a tutti questi complimenti. Vanna, tu che mi fai oggi? Io farò dei tortini fondenti dal cuore tenero. Dal cuore tenero? Oh, proprio come lei, guarda, un tortino fondente dal cuore tenero. Allora, te tira fuori io tutto, tiro va fuori bene? Tutto. E io invece passo allora a lui per sapere, Stefano, da quanto tempo ti sei dedicato ai gelati? Appena cominciato, 3 mesi. Ah, io pensavo appena nato. No. No. Com'è? L'hai recuperato a che cosa allora lui? Dalla cucina, anch'io. Come? Dalla cucina, facevo il cuoco prima. Anche tu facevi il cuoco? Sì, sì. E com'è che ti è passata questa... Cominciano a invecchiare loro, gli voglio dare una mano, è certo. Ma ti fai dire questo? Ma ha ragione. Allora, diciamo che una bella azienda come la vostra ha bisogno anche di qualcuno che poi un domani la tiri avanti. Una certa continuità, anche delle nuove magari, no? Anche le nuove, però sai, le idee nuove è bene averle quando si hanno chiare le idee vecchie. Senz'altro, che dici? Brava. Questo significa che prima uno si impadronisce ben bene di un mestiere e poi dopo chissà che ci farai tu. L'arte è figlia del rigore, mi diceva un vecchio saggio. L'arte è figlia del rigore. Hai proprio ragione. È così. Bravi. Allora, vediamo però di dedicarci ai gelati, perché qui abbiamo... la macchinona, abbiamo dei bellissimi coni di ogni tipo. E dopo ci facciamo un gelatino, Ma anche più di uno, no? Sì, sì, anche più di uno. Sì, sì, a telecamere spente poi ci facciamo un bel gelatone tutti, perché sennò si può creare l'invidia subito, no? No. Allora, il primo gelato della stagione. Il primo gelato come della sarà stagione. Questa cosa dei pazzi? Questa crema dei pazzi. Allora, questa crema dei pazzi è... La famiglia De Pazzi era una famiglia nobile, ricca, quindi questa è una crema ricca, con tutti gli ingredienti importanti. E come tutte le creme ha come base, ovviamente, l'uovo, il tordo d'uovo. Il tollo d'uovo, della panna buonissima, della panna fresca, del latte fresco, poi avrà naturalmente i suoi zuccheri, verrà aromatizzata un attimino con un po' di limone, con la scorza di limone, questo viene dopo, la scorza di limone, sì, questo viene dopo, e poi la cosa importante ovviamente la vaniglia, che abbiamo qui un splendido esemplare, guarda, questo è la vaniglia Tahiti, è la vaniglia più nobile che si possa avere, ha un gusto un attimino diverso dalla Bourbon del Madagascar. Posso sentire? Guarda, però ha una forza aromatica incredibile e ha un retrogusto quasi di liquorizia, si sente un attimino la liquorizia. Io ci sento il sigaro toscano. Beh, sa che fu... No, non è... Sì, ha tanti aromi. Sì. Beh, il tabacco ne ha tantissimi. Nel tabacco, quindi... fra l'altro, c'è nella stessa zona, quindi vedete i profumi come finiscono a avvolgersi l'uno con l'altro. Allora, benissimo, quindi abbiamo detto che facciamo una crema ricchissima, c'è di tutto, la panna, le uova, e limone, la buccia d'arancio e questa bellissima bacca, più tutti questi che sono... No, non tutti questi, più questa... Questo che cos'è? Queste sono mandorle pralinate da me. L'ho prenate prima di venire qua. Assaggiamo. Queste invece sono le mandorle crude di Avola. Io uso solo le mandorle di Avola. Che non sono le mandorle di Avola, nel senso di diavolezza. No. Mandorle di Avola, pizzuta di Avola, la qualità. La pizzuta è la migliore. In assoluto, perché ha un 7-8% di amaro, di mandorla amara al suo interno, quindi se te ne prendi 2 o 3 la trovi di sicuro una... Devo prenderne una, devo trovare... 2 o 3, sì, ma la trovi, lo senti. Ora, così alla fine ho mangiato tutto fino all'inizio. Allora, questa crema quindi verrà arricchita con queste mandorle pralinate e con le scorze di un cioccolato che il migliore non ce ne sia, non ce ne possa essere al mondo. Qui già si legge... Io non so se posso dire il nome o posso fare... Ma è sempre siciliano? No, questo no. Ecco. Questo è molto locale. Questo è molto locale. Questo è molto, molto locale. È uno dei più buoni cioccolati che in noi assoluto, abbiamo. Sì. E devo dire la verità, abbiamo la fortuna di averlo proprio qui in Toscana. In Toscana. Va bene, un maestro cioccolatiere, ma incredibile. È incredibile. E che è Amedei. Che è l'Amedei. E questo in particolare è il Chuao. Il Chuao è... E uno dei due cacao. Ora non mi dire da assaggiare anche questo, perché ti dico no, mi tiemi. Le taglio un pezzettino. Dimmi, perché questo ha
un retrogusto un po' di tabacco. Sentirai, tabacco e fumo. Questa è la particolarità. Mamma mia. Basta, tutto io? No, certo. No. Allora, assaggiamo un po' pure tutti, quel... un po' tutti. Alla nostra... Allora, il nostro astrologo informatico ci ha detto che noi dovremmo sempre usare la meditazione, sì, per calmarci i nervi. Noi, quindi, la stiamo usando. Miam, miam, miam. Vanna, che ne dici? Sentite, qui come? Oggi è una puntata anomala. Invece di fare il gelato, noi abbiamo assaggiato di tutto oggi. Allora, io ti devo dire la verità, queste mi sono piaciute. Queste mi sono piaciute perché, diavola, sono veramente eccezionali. Il cioccolato è meraviglioso, però io non sono una cultrice di cioccolato, quindi non riesco a sentire questi, riesco a sentire è eccezionale. Ci vorrebbe la nostra Monica Meschini, che è la più grande esperta al mondo di cioccolato e che è toscana anche lei. Presto mi ha promesso di venire qua. Allora, dicevamo, questo cioccolato si chiama? Amedei, il Chuao, no, dell'Amedei. Il Chuao. Chuao, che viene Chuao dalla penisola, da una penisola del Venezuela, una penisola del Chuao, dove l'accesso a questa penisola è permesso solo dal mare, perché dall'entroterra c'è troppa foresta tropicale, troppa vegetazione, non si ha l'accesso. E cresce lì, solo lì, questo piccolo appezzamento di questo cacao particolare. E l'Amedei l'hanno scoperto, l'hanno preso, elaborato, e hanno vinto con questo Chuao. Ora io vado a braccio. No, io lo vedo proprio entusiasta, sì, va bene, noi continuiamo a mangiare. È il cioccolato che mi piace più di tutti. Ma, hanno vinto 5 volte di fila il premio a Londra all'Accademia del Cioccolato di Londra, quindi come il miglior cioccolato al mondo. Allora, pensa che io l'anno scorso dovevo fare, essere invitata a fare il giudice, cosa che forse farò quest'anno alle Awards per il cioccolato, sempre qui a Londra. Bene. Ecco, allora, tutti questi sono gli ingredienti che vanno a finire in questa ricca ricetta di crema. Ecco perché ci sono non ingredienti. Non fatela a casa, ma andiamo da lui. Ecco. No, no, no. Vanna, vieni qui, guarda, perché qui ti do un altro pezzettino di cioccolato. Tieni. Non gastare, lo ma, sai. Ma, no. Quello, ma quello che caratterizzerà questa crema... Qual è? Quello che caratterizzerà questa crema è l'uso di questo qui. Questo è un arancio amaro. Anche questo è particolare. Questo è particolare. Questo è un arancio amaro. Allora, noi prenderemo le scorze dell'arancia amara, ci le taglieremo fini fini e le andremo a fare una canditura. Dopodiché, questa canditura di arance va a finire dentro la crema. Ecco, perfetto. Quindi queste, vedete, le arance amare sono una caratteristica molto particolare, per esempio, di una marmellata di arance, che è quella delle suore di Pistoia, di Santa Maria delle Angeli a Pistoia, che fanno la marmellata di arance amare, la selvatica, la più buona che ci sia al mondo. Perché le arance amare, in confronto alle altre sono per i cultori. Hanno un gusto molto più forte di arancio, quindi hanno l'olio essenziale molto più potente, molto più buono e poi danno a questa crema questa nota importante. Io non vedo l'ora di assaggiarla. Allora, mettiamoci tutti al lavoro. Allora, guarda, fra un po' arriva Stefano, anche comincia... il nostro Alessandro Riccio, il nostro poeta, metto al lavoro pure lui. E siccome ha lavorato tanto, gli daremo anche il cioccolato. Sì, va bene? Se lo merita. Se lo merita. Io vado a prendere un ciottolino, così glielo porto. Ecco. Come te ne vai? No, deve prima farlo. No, glielo porti dopo. No, certo, no. Allora, certo. Come iniziamo prima di tutto? Allora, intanto iniziamo in maniera con classica. La base di uovo, quindi che va pastorizzata. Questa volta non metteremo nessun addensante perché ci sarà l'uovo che terrà la struttura. L'uovo in se stesso, una volta portato a 85 gradi, terrà la struttura del gelato. Ah sì. Senti, questa mania di fare i gelati in casa, che è un amore più che una mania, no? Tieni, intanto tu lavora. Ecco. Ci siamo attaccati il cioccolato sotto. Aspetta, dicevo, questa mania fa sì che tanti si improvvisino in casa con i mezzi che hanno, piccole gelatiere, maestri gelatieri. Sì. È molto difficile imparare l'arte del gelato? Diciamo di sì, non è una cosa semplice. Oggi come oggi si può fare anche in maniera semplice. Questi sono i gelatai.
Ecco, infatti già abbiamo visto la differenza fra gelatiere e gelataio. Vabbè, esatto. Il gelataio è quello che gira pedala dicendo gelati, 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 vabbè. Più o meno, più o meno. Invece il gelatiere è colui che segue tutta questa questo iter per arrivare al gelato. Allora, abbiamo messo lì, scusami, vuoi dire per favore? Panna. Quanta panna? Abbiamo messo 300 g di panna e 500 g di latte. Adesso aspettiamo che salga un po' di temperatura, metteremo le uova e leggermente, sempre controllando la temperatura, arriveremo a 85 gradi. Bene. Una volta che sono arrivate a temperatura, metteremo gli aromi dentro, la vaniglia, le scorze d'arancio, perché riusciamo a estrarre meglio gli aromi dagli alimenti che mettiamo in discesa, cioè mentre la nostra miscela sta raffreddando. Ma pensavo noi ci dovessimo mettere tutti in discesa. No, questo sarebbe più facile. Questo si fa allora, già a San Gimignano. Questo si fa ecco, già a San Gimignano. Sali e scendi. Allora, mi interessa questo discorso sulla discesa, diciamo così, perché non si dice sempre che, per esempio, per tirar fuori gli oli essenziali dalla frutta secca bisogna invece cuocerla. Com'è che qui invece abbiamo un percorso non di alzare temperatura ma di abbassare? Semplicemente perché ci siamo resi conto che cuocendo gli alimenti aromatici si altera in qualche maniera il gusto. Invece, mettendo appunto gli elementi in discesa durante il raffreddamento, il gusto dell'elemento che mettiamo, che è caratterizzante, rimane invariato. L'unica cosa che è diversa, ecco, è che deve avere un'infusione molto più lunga. Ovvio, sì. Molto più lunga. Ecco. Allora, questo io ti faccio delle domande molto banali. Sì. Per esempio, quando io voglio fare la crema, no? E metto la scorzetta di arancio, per dirti, o di limone. Sì. Io la metto in ascesa, la metto da fredda perché diventi bolla. Sì. Invece ho sbagliato, devo metterla in discesa? Dipende dall'uso che se ne fa. Vanna, vieni qua, perché qui stiamo guidando dentro praticamente meandri della panna, della crema. Dimmi in che senso la differenza. Beh, nel senso che se tu hai fatto una crema a casa per consumarla immediatamente, sì. Invece noi siamo organizzati in una maniera che le basi che facciamo aromatizzate le usiamo dopo giorni, quindi abbiamo tutto il tempo di avere l'infusione. Allora io a casa mi faccio la crema in salita, tu Vanna? In salita vuol dire che si mette la scorza a freddo? A freddo. Sì. Allora anch'io la faccio in salita. Noi si fa in salita. Beh. E voi la fate in discesa. Sì. Noi siamo abituati da San Gimignano a scendere. Anche a Siena. Sì, direi che insomma bisogna stare attenti. Allora, qui abbiamo detto quanto, scusami? Abbiamo messo... Ricordiamo via via, perché così questo si può fare anche a casa, questo qui. Sì, sì. Allora, ricordiamo via via tutti i passaggi, perché se no non lo sappiamo fare, a casa ci sbagliamo. Allora, cosa abbiamo messo lì? 300 di panna e 500 di latte. Che devono arrivare a 85 gradi. Sì, che chiaramente terremo sotto controllo, altrimenti l'uovo, le proteine dell'uovo si vanno a coagulare e non avremo più una massa liscia dopo. Va bene, allora però parlando di uova, che vedo il papà gentilmente ha separato tuorli dagli albumi, io so che sulle uova dei gelati c'è stato e c'è scritto e accaduto di tutto. Ecco perché un tempo venivano consigliati più i gelati per i bambini, quelli diciamo dell'industria, piuttosto che quelli che prevedevano l'uso dell'uovo fresco. Oggi come deve essere l'uovo per il gelato nelle gelaterie come la vostra artigianale? Beh, l'uovo viene pastorizzato, tutte le basi dove c'è l'uovo vengono pastorizzate. Cosa si intende per pastorizzato? Pastorizzato vuol dire portare a temperatura a 85, a una rapida evoluzione di temperatura a 85 gradi con una rapida discesa fino a 4 gradi il raffreddamento. Quindi, per fare un piccolo esempio, 60 kg di massa in un'ora riscaldano e in 40 minuti raffreddano a 4 gradi. Che è una differenza, l'abbattitore è solo invece la discesa, la discesa che si allora, è abbattuta. Questo è questo, pastorizzare. Questo pastorizzare, questo fa sì che tutti i microbi patogeni vengano ammazzati. Eliminati. Allora, quali erano i microbi patogeni più classici abbinati alle uova? Quelli della salmonella. Esattamente. Ovviamente. Ecco perché anche adesso si sta molto attenti alle uova. Posso metterle dentro, però. Ed ecco perché questo è un momento che mi piace ricordare sulle uova, proprio perché è un argomento che voglio ben chiarire.
Allora, a questo punto noi, che temperatura c'era? Dimmi un po' adesso. Eravamo a 40, sono a 40, 47. A 47. 40 gradi. Quindi sì, noi dobbiamo arrivare, 80, girando piano piano, sì, a 85. 85 abbiamo detto, vediamo se abbiamo, no, non abbiamo per forza, non, perché si stava spengendo. E nel frattempo ricordiamo che per pastorizzare si intende raffreddare. Come si raffredda, Sergio, dopo? Beh, ora in questo caso andrebbe messo dentro un frigorifero. Andrebbe prima un attimino lasciato fuori a temperatura ambiente, ma se no ci roviniamo il frigorifero. Mettendo sopra un panno ben pulito, uh-huh, sopra, aspettare un attimino che si raffreddi da quella temperatura, che arrivi 30, 40, 50 gradi, e poi a quel momento lì lo possiamo mettere in frigo a casa. Invece noi lo facciamo con il nostro pastorizzatore. Loro vanno in discesa, va bene? In discesa. Allora, in discesa e in salita, su in giù per San Gimignano, andiamo. Poi si arriva a Siena, e dall'Afraco si arriva alla pubblicità. Allora, siamo qui con i maestri gelatieri di San Gimignano e Sergio Dondoli, il suo figlio Stefano, e stiamo creando questa crema dedicata alla prima delle creme dedicate alle famiglie nobili toscane. E quindi abbiamo deciso, perché anche ce ne sono tanti in giro, di dedicarsi ai pazzi, alla famiglia dei pazzi. Va bene. E questa è una crema molto molto ricca. Vanna, vieni qua, perché poi abbiamo la nostra Vanna, che lei è in miniatura, lo vedi? Sì, è una piccola, sì, sì, sì. È in miniatura la nostra Vanna, che assiste alla preparazione. Lei in casa sa fare tutto. Ce l'hai la macchina per fare il gelato? No. Ah, allora me l'hanno detto. Un po' lei saprà trovare il modo di farlo. No, perché poi si fa abbondante e si mette lì, e poi quando sai che il gelato è lì, ogni pochino vai a scucchiare, e questo è un deve. Se lei mi succede quanto gelato ci ho detto, nel momento sì, so scucchiare. Ma però vedo che sei, insomma, un bellino, bello tondo, sì. No, ma che? Allora, dicevamo che il gelato è una grande passione per tutti, soprattutto se è un gelato così ricco e così importante, aristocratico, come quello che stiamo facendo. Allora, noi abbiamo preso quanta panna e quanto latte? 300 di panna, 500 di latte. L'abbiamo messi in ebollizione. A un certo momento, circa la metà della temperatura, che deve raggiungere gli 85 sì, gradi, esatto, circa sui 45, abbiamo messo 4 torli d'uovo. Sì. Vero? Esatto. Confermi? Confermo. Dopodiché gli abbiamo dato una bella strapazzata, e tenendo sempre il termometro qua, siamo a 66, sì, vedete qui, così può essere inquadrato, noi arriviamo al punto di pastorizzazione, punto più in alto, pastorizzazione che si completa solo se andiamo in discesa, come dicono loro, raffreddando di colpo, vero? Sì. Quindi si va in su, poi si va in giù. Bene. A questo punto abbiamo la prima parte. Dopodiché, in un'altra invece casserolina, abbiamo preso delle arance, arance pregiate. Mi sì, puoi dare per favore? Certo. Un arancio di quelli belli, sono pregiati e particolari, perché sono le arance amare, bellissime, quelle della vera con marmellata di arance, quella inglese, che sono, che hanno questo gusto un po' amarognolo. Sono state tagliate delle fettine, queste fettine tagliate fini 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 sono finite dentro uno sciroppo al 50% di saccarosio, di zucchero normale. L'altro 50%? Acqua. Se dice normale, no, ma se uno non lo sa, allora, sì, effetti, acqua e saccaroso, sì. E fino a che punto, adesso te ne regalo una a te. Grazie. Fino a che punto noi dobbiamo arrivare ad aspettare prima, allora, che diventi sciroppo? Allora, dipende dall'arancia che abbiamo in mano. In che senso? Nel senso che cambia sempre dal momento della stagione, cambia in ogni momento. Si tratta appunto di avere una certa sensibilità e di capire quando la scorza è commestibile, perché da crudo sappiamo che non è commestibile, no, invece da cotto ci vuole un po' di tempo. Arriviamo a un momento di morbidezza che si scioglie in bocca e di dolcezza. Quindi io non capivo questo. Quindi nello sciroppo l'elemento importante è
quando la scorzetta diventa una delizia. Esatto. E esatto. Quindi potrebbero essere 5 minuti come molto di più. No. Si parte da un paio d'ore, direi, per sì, cominciare, sì, fino ad arrivare 3, 4, 5, 6, una notte intera a volte. Una notte, un'altra notte da passare in cucina. Questa Maria diventa una canditura, eh? Questo diventa proprio diventa una canditura. Ora, sì, noi ovviamente la facciamo sempre in grandi quantità, perché quando non questa andiamo a preparare una cremina tutti i giorni, questa è una cosa che andiamo finite nei pazzi. Bravo. Quello lì ce l'andiamo a preparare anche una settimana in anticipo, perché come una marmellata. È come una marmellata. Questa esattamente, perché stavo cercando di capire, dico guarda, la differenza nella marmellata è la presenza magari del liquido che non è acqua, ma è succo di arancio. Esatto, esatto. E che invece qui viene sostituita dall'acqua. Poi abbiamo preparato un'altra serie di alimenti. Allora, qui abbiamo delle bellissime noci di Sorrento. Qui si viaggia, con Sergio non si sta fermi. Siamo andati a Sorrento a prendere le noci, siamo finiti a Sicilia a prendere le mandorle di Avola, la pizzuta di Avola. La pizzuta, quindi è un IGP, vero, mi sembra, esatto, esatto, esatto. Eccezionale, come per esempio le nocciole, immagino che voi userete quelle piemontesi. Sì, brava, la tonda gentile delle langhe. Ovviamente. Non avevo dubbi. Allora siamo arrivati agli 85. Aspetta. Eccoli qua. 81, 83, 83 84, 85. 86, abbiamo anche sorpassato. 86. Che si deve fare ora? Niente. Ora si toglie dal fuoco adesso e aggiungiamo gli zuccheri intanto. Per zuccheri che cosa intendi? In questo caso allora, solo saccarosio, Sì. Perché il saccarosio e basta? Qual è che cos'è il saccarosio? È uno zucchero. È lo zucchero simulato normale. È lo zucchero. Che beviamo con il caffè, che prendiamo con il caffè e che ci facciamo i dolci in casa. È lo stesso. Solo saccarosio perché non ha bisogno di altra struttura. C'è l'uovo che, come abbiamo detto prima, che mantiene la struttura del nostro gelato, che sarà la base. Va bene. E adesso che comincia la discesa, metteremo le nostre scorze di limone. Allora, per chi non avesse seguito questa dissertazione prima sulla salita e sulla discesa, Banna, noi dobbiamo ricordare quello che ha deciso. Scusa un attimo, nel frattempo volevo far vedere, la ritiri fuori per favore. Ci sono un'altra. Ne abbiamo un'altra. È sempre troppo veloce. Quello che sì, vero, ma sono ragazzi, vero? E poi pensano di insomma di essere ancora più bravi, No, ma magari bravo è bravo, però bravissimo. È troppo veloce è che ma lui faceva il cuoco, dice doveva soddisfare un sacco di persone, veloce, allora, aspetta, se no finiamo con 100 bacche qui. Allora, sono altre buone. Dicevamo, scusa, per parlare della discesa e della salita, il momento in cui mettere l'aromatizzante, cioè o il mandarino, l'arancio, quello che voi volete, è un momento quello di discesa, cioè quando il fuoco l'abbiamo stoppato e quindi siamo in fase di raffreddamento. Questo perché, secondo loro, per avere una lunga infusione è preferibile questa a quello che facciamo io e la Vanna, cioè andare sempre metterle all'inizio. Queste invece sono, spero che sia ben chiaro, se no ve lo ripetiamo anche dopo. Questa invece è la mega bacca, la super bacca, anche lui abbiamo preso baccello di vaniglia. Questa non è del Madagascar, perché là ci vanno tutti, invece lui ha deciso di andare a prendere quella di Tahiti. Di Tahiti, ecco. Che si chiama? Qui si chiama Tahiti, appunto. Tahiti. Questo è vaniglia Tahiti. È molto più lunga. È molto più lunga, è molto più larga. Sì, è molto più larga. Poi più questa spessa. È una qualità particolarmente, perché anche di queste ci sono diverse qualità. Questa è la numero uno, la qualità migliore. Quindi Sergio Dondoli usa tutto il top del top. Sì, perché cioè è come la cucina, fare gelato è come la cucina. Stefano, non abbiamo già messe due? Non fa male questo. No, meno male. Ma poi noi ci dobbiamo sbrigare, perché qui non è come a casa che questo lo prepariamo il giorno prima, la sera per la mattina. Dormendo anche questa volta in cucina, perché qui fra l'aria sta la notte. Cosa abbiamo messo qui? Abbiamo detto quello. La cucina è il luogo dove veramente si sta. Sì. Di più la notte. Allora, questo qui, a questo punto abbiamo messo gli aromi, quindi la scorza di limone, abbiamo messo la bacca di vaniglia, che ne facciamo? Ora dobbiamo aspettare che questa si raffreddi piano piano. E quante ore ci vogliono? Da noi ci vuole minimo 8 ore, noi le lasciamo riposare 8 ore. Ecco, ma per la pastorizzazione, scusami, che avevi detto prima, quando pastorizziamo un uovo, andiamo a picco in alto 85, e poi dopo raffreddiamo picco, e a picco a più 4. A più 4, benissimo. E poi questi pastorizzatori cosa fanno?
durante la notte ogni tanto rimiscelano la miscela, quindi tutti gli ingredienti si rimescolano, la lavorano e la mantengono sempre fredda. La mattina quando noi arriviamo è perfetta perché ha riposato le giuste ore e è sempre stata in movimento. Anche il sonno fa bene anche a lei, giusto? Va bene anche a lei e quindi più dorme lei e meglio ci viene il gelato. Ora, bene, no, allora è... però a questo punto vi abbiamo spiegato più o meno quali sono i passaggi per riuscire a rifare forse il gelato di questa elevatura anche a casa, però io direi, per chi fosse così fortunato da individuare l'artista, il titolo della canzone e l'anno della canzone ovviamente che vi proponiamo fra breve, il chilo di gelato, anche un chilo e mezzo va? Anche un chilo e mezzo, va bene, anche un chilo e mezzo, certo. Lo diamo. Comunque le famiglie numerose ce n'è ben poche oggi, però va bene anche un chilo e mezzo. Ma insomma ci sono tanti golosi, ma certo, quattro golosi. Ma per dire. Potranno vincere appunto questa bella confezione di gelato a loro scelta, andando ovviamente a San Gimignano a ritirarlo. Si può dare indicazioni oppure no? Ma niente indicazione. Sulla canzone volevi dire? Sulla canzone, no, certo. No, non si può dare. No, niente. Canzone. È facilissima, va bene? A questo punto abbiamo tanto tempo da raffreddare. Io direi di collegarci, se possibile, con il nutrizionista a cui vogliamo chiedere, il dottor Luca Bertini, qualcosa sul gelato. Sì. Perché il gelato abbiamo detto che fa bene a tutte le età. Ma chi l'ha detto, si dice, no? Abbiamo detto le differenze, abbiamo parlato in modo molto schietto, ma ci vuole l'autorevolezza di una persona che sia un medico, va bene? Certo, allora, quando certo. sarà in linea il dottor Bertini, noi ci collegheremo. Intanto potremmo travasare noi questo nella... Travasiamo pure, pure certo. Vieni, Vanna, vieni, aiutiamoci. Perché qui hanno portato di... Ma hai visto quanta roba hanno portato? Qui c'è lo studio invaso dalle macchine del gelato. Oh vai. Allora, dove noi l'hai messa? L'abbiamo messa qua dentro. Vieni, vedete? Che cos'è questa cosa? Questa è pesantissima. È pesantissima, sì, questa sarebbe la gelatiera, diciamo, una parte della nostra gelatiera. Ora noi la mettiamo in azione e dopo, piano piano, riusciremo a assaggiare il nostro gelato. Benissimo, una piccola domanda. Tutte queste prelibatezze, le tipo il cioccolato... Le mettiamo di volta in volta, a mano che lei cresce, che la mantecatura si ottimizza, noi andiamo ad aggiungere tutti questi altri ingredienti. Allora, in salita. Bravo, in questo caso. Vedete che ho imparato, va bene, Dan. Allora, a questo punto invece Stefano, vieni qua, ricordiamo un attimo, noi abbiamo preso le quantità di che cosa? Di latte e di panna, l'abbiamo messo panna, quanta? Abbiamo messo 300 grammi di panna, 500 grammi di latte, 4 tuorli quando la miscela raggiungeva i 40 gradi, quindi la metà del percorso. Siamo arrivati a 85 gradi, che è la temperatura di pastorizzazione. A quel punto abbiamo aggiunto gli zuccheri e tutti gli saccarosa aromi. Saccarosa, abbiamo detto, non confondiamoci, il saccarosa e lo zucchero di casa, se no sì, dice, ma che sarà questa cosa? È deformazione cosa? Professionale. È deformazione, ecco, lo zucchero di casa, quanto ne abbiamo messo? A seconda della miscela, per il gusto. Ricordandosi sempre che un gelato che si raffredda non avrà mai la stessa dolcezza che noi percepiamo a caldo, nel senso è più dolce, no, più... a freddo sarà meno dolce perché le papille gustative saranno inibite. La Vanna lo sa perché mi sembra che sia un'esperta di gelati, e di dolci, direi, e di dolci sì, perché ci deve fare il cuore tenero, no, il tortino fondente dal cuore tenero, è anche poetica. Allora, a questo punto dicevamo che l'abbiamo messo tutto una volta raffreddato qua dentro e dobbiamo poi introdurre i nostri vari elementi, quelli che caratterizzeranno il gelato, la ricchezza del gelato, via via. Nel frattempo il dottor Luca Bertini è in linea. Luca, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, il nostro nutrizionista che ci deve dire il gelato. Sì. Fa bene o no alla salute? Quanto ne possiamo mangiare? Tutto quello che ci vuoi dire sul gelato. Il loro gelato, dicono di sì. Il gelato è un ottimo alimento, specialmente quello che state, come lo state presentando alla trasmissione stasera, dove si parla di ingredienti freschi e di qualità. C'è una differenza tra il gelato artigianale, come viene fatto in questa maniera, e il gelato quello commerciale. Dal punto di vista
alimentare e quello artigianale ricco di frutta, di uova, di latte, che contengono comunque dei nutrienti che poi verranno assimilati dall'organismo, mentre i gelati, quelli commerciali, necessitano di prodotti che permettono una lunga conservazione e non hanno le stesse peculiarità che può avere invece il vostro ottimo gelato. Ecco, il gelato fa bene a tutte le età? Il gelato, quello buono, quello fatto bene, fa bene a tutte le età, sì. Direi proprio di sì, dal bambino al grande ha un'assimilazione altissima, gli ingredienti vengono assimilati tutti in maniera molto rapida. Sono calorici, quindi un occhio, quindi va bene dopo pranzo. Non è un sostituto del pasto, ecco, questa è una domanda che mi fanno spesso. Perché molti sostengono a pranzo per dimagrire, ora soprattutto che si va verso il costume, prendiamo un bel gelato così, ma lo dicono anche tanti medici. In realtà tu dissenti da questo? Io non sono molto d'accordo, in quanto il gelato, ripeto, stiamo parlando di quasi di due realtà differenti, il gelato artigianale e il gelato commerciale. Il gelato è quasi caloria vuota, cioè non contiene le fibre, non contiene quasi proteine, quello commerciale, sono acidi grassi generalmente trans, cioè non sono grassi buoni. Al contrario, un gelato di quello commerciale, di quello artigianale come il vostro, ecco, questo contiene sostanze nutritive biodisponibili. Però non consiglio di sostituirlo ad un pasto, casomai un piccolo gelato dopo il pasto come dessert, ecco, io questo ogni tanto si può fare tranquillamente, poi dipende da come il metabolismo di una persona, quanti anni ha, quante attività fisica ha. Io suggerisco dopo pranzo, più là si va nella giornata, più diciamo il metabolismo è lento, quindi riesce a bruciarlo meno, ecco. Allora va bene, gelato la mattina, va bene. C'è chi lo fa. Tanto, visto che Luca ci dà sempre delle buone indicazioni anche dal punto di vista della dieta, grazie Luca, gelato alla mattina, per ogni età. Grazie al dottor Luca Martini, grazie a voi, il nostro omeopata nutrizionista. Adesso? Noi due, infatti, incominciamo alle 7 già a mangiare i gelati. Sì? Vabbè, no, alle 6 si incomincia la produzione, alle 7 c'è già i primi assaggi. Davvero? Noi si assaggiano tutti. Certo. Tutti. Insomma, nella prossima vita vanno invece che sarà, casalinghe, faremo le pasticcere. Ci dispiace, no, infatti, ecco perché io non riesco. No, voi state bene, sei a caccia di complimenti? No, Sergio. No. Allora, il nostro gelato è finito nella gettallatiera e sta montando. Sta mantecando piano piano, sì. Io avverto quando sarò al momento giusto per mettere. Te avverti, benissimo. Sì, sì. Noi intanto continuiamo la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di una famiglia importante, è la famiglia dei pazzi, e più volte il noto Alessandro Riccio ha interpretato personaggi storici appunto della famiglia dei Medici, della famiglia dei pazzi, ma qui è soprattutto in veste di poeta. Bentornato. Ciao. Buonasera. Salve. Io ho proprio in onore, no, di questa famiglia e soprattutto di questa crema, ho trovato un mottetto che Lorenzo il Magnifico, non andavano molto d'accordo con i pazzi, però insomma in questo caso assolutamente. Ho trovato questo mottetto che lui scrive riguardo proprio ai confortini e ai pericuocoli, che sono dei dolcetti tipici toscani. Anzi, il confortino è qualcosa. Un biscotto, una sorta è un biscotto. Ed è quello che Beppe Bigazzi riprende nei suoi libri quando si diceva: vi do un confortino. Esatto. Era un niente, no? Esatto. Che doveva interrompere nell'arco della giornata, magari il lavoro, oppure coccolare i bambini. Un contentino. Un contentino, bravissimo. Ecco. E Lorenzo Scusami. Magnifico, diciamo, prende questi dolcetti a spunto per stimolare le persone a godere la vita, come fra l'altro fa nella sua opera più famosa, che è Quanto è bella giovinezza, no? E quindi eccola qua: bericuocoli, donne e confortini, se ne volete, i nostri son dei fini, non bisogna insegnar come si fanno, che è tempo perso, e il tempo è pur gran danno, e chi lo perde, come molte fanno, inutil poi che faccia dei lamentini. Ma io ammiro anche la cura con cui riesci a inserirti scegliendo le poesie giuste. Ma questo è incredibile, perché è una sfida. Esattamente. Poi ho notato che ci sono tantissimi poeti che si sono dedicati al cibo e al rapporto che c'è fra anima
e gusto, insomma. E quindi a domani per altre sorprese. Grazie Alessandro. Ciao, ciao Alessandro. Allora, a questo punto abbiamo anche la musichetta che darà diritto a 1,5 kg, siamo riusciti a 1,5 kg, poi se ci riesce fu 1,6 kg, alla fine 6,50 kg, 7 di gelato preso alla gelateria di Sergio Dondoli a San Gimignano. Allora, la musica è quella che state per sentire, prego, e vediamo poi la telefonata. Pronto? Oh. Buonasera. Buonasera. Il suo nome? Osvaldo da Pistoia. Ma me ci sento, Osvaldo. Grazie. Sento Osvaldo da Pistoia. Le piace il gelato? Sì. Molto? Sì, sì, sì. Allora a questo punto vuol dirmi la canzone così va a ritirare da Sergio e da suo figlio Stefano? Banane e lampone. Ma no. 1992. E chi Gianni era? Morandi. Gianni Morandi. Banane, lampone, chi c'era con te? Osvaldo, era un po' semplice, eh? Sì, 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 sì. Però, devo dire la verità, bravo, bravo. Senta, Osvaldo, sì. Lei nei gelati, quanto, che preferenze ha, per esempio? La crema sicura. Mm. Crema sicura, ne consumate tanto nell'arco dell'anno? Faccia un po' mente locale. Sì, abbastanza, via. Artigianale, diciamo. Oppure di anche quello... anche d'inverno. Anche d'inverno. Mm. Artigianale oppure quello commerciale? No, meglio quello artigianale, perché c'è proprio lo fa proprio buono qui a Pistoia, è una ragazza, ma buonissimo è. Ah sì? Sì, 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 sì. Ma sì. Lei non ha assaggiato quello di Sergio, va bene. No, a San Gimignano non so se è lui, quello che ha vinto il campionato del mondo. Bravo, bravo. È proprio lui. Ci siamo stati. Siamo è proprio lui. Ma gli è piaciuto? Proprio, c'è sempre la fila. Senta, allora vede, questo è il bello, diciamo la verità, è il bello della verità di questa trasmissione. Hai sentito cosa ha detto? C'è sempre la fila. Lei adesso invece parte per la salita e poi va tutto in discesa, perché lui l'aspetta con 1,6 kg a questo punto. Osvaldo, io l'aspetto a braccia aperte. Guardi, si faccia sentire prima, così mi pettinerò anche. Va bene. Va bene. Grazie Osvaldo, grazie. Arrivederci. Arrivederci Osvaldo. Arrivederci. A questo punto la pubblicità, passiamo alla vanna, perché tanto chissà quando finisce questo gelato. Pubblicità, pronto. Sì. Allora, con i gelatieri, maestri gelatieri, i dondoli. Noi abbiamo fatto un gelato che è ancora in fieri perché sta per finire. È stato messo nella macchina, abbiamo messo tutti gli ingredienti che dopo, fra breve, vi ricorderemo e siamo in attesa di poter inserire gli ultimi ingredienti che sono la frutta secca e l'aurum, va bene? E l'aurum e le scorze di cioccolato, cioè le cose più caratterizzanti. Le cose che praticamente la macchina non deve montare, deve solo dare una girata e incorporare. Esatto. Allora, con i dondoli come assistenti, la nostra mamma invece ci fa il cuore tenero, no, tortini fondenti col cuore tenero. Io invece volevo dire tortino tenero col cuore fondente. Ma insomma va sempre tortini sono. Sempre tortini sono. Mi sono intortata. Allora, dimmi tutti gli ingredienti. Intanto ho messo a fondere 100 grammi di cacao di cioccolato fondente. Hai preso il mio? Quello che ho portato io. Perché se l'avessi saputo. Ah sì, peccato. Vedi, perché poi è attenta a questo signore così galante. Allora, abbiamo detto che il cioccolato che ha portato lui è il cioccolato della famiglia Medei, è questo piccolo appezzamento di Chuao, in Venezuela. In Venezuela, che è considerato ora forse il miglior posto per il cioccolato al mondo, sempre. Ed è, e quindi l'ha portato qui. Allora, il cioccolato è fuso. Bene. E a questo punto aggiungiamo del burro. Quanto burro? 60 grammi. 60 grammi. Dondoli? Sì, dondoli. Ci penso io, guarda. Tempo. Dondoli senior. Intanto dondoli vecchio. Ho aperto 3 uova. Sì. Aggiungo 80 grammi di zucchero. Saccarosio, mi direi. Saccarosio, preciso. Le casalinghe.
Stefano. Ma devi sapere che lui ha vissuto 9 anni fra Londra e poi dove, Australia, Stefano? E l'Australia, Melbourne, dove sei stato? No, a Sydney ero. A Sydney, sì. Oh. Quindi questo ragazzo, insomma, giustamente... Chi lo vuole è uno che ha girato, eh? È uno che ha girato, proprio i gelati buoni, quindi... Si monta il tutto, intanto che... Il burro si incorpora. Questo deve essere montato molto. Allora, poi dopo, scusami, questo te lo tengo io. Questo tenero cuore. Aspetta, la facciamo montare a lui. Certo. Tieni, dai, che giovane almeno. Sì, eh? Io che fo? Te che fai? Dirigi. Dirigi, scusa, fai la chef. Vabbè. La chef, noi siamo lì per lavorare per te. Guarda. Ma tu gli dai una strapazzata a queste uova? No. Che cos'è? No, no, no. Questo è il sistema. Questo è un vero sistema. No, aspetta, bisogna creare un otto. Un otto? Sì. Perché arriva l'ancillotto, dai. No, aspetta. Ma perché non c'è un monta perché, perché arriva l'ancillotto. Con la vanna ci si guarda, deve... Vanna, va bene così? Sì, va benino. Sì. Bene. Va benino? Allora continuo. Se va benino, continuo. Io devo andare bene. Benino non mi accontento mai a casa mia. Senti, questo è un otto. Allora, scusami. Fatto, dai. Questo è molto interessante. Allora, ti dispiace, Stefano? Come no? No, Sergio, lui Stefano. Allora, io facevo così, sì, va bene? Ed era questo. Tu, Vanna, come facevi? Così. Così, va bene. E lui fa... Un otto, fa un così. Otto, no, non mi ha visto fare, lo so. È l'abitudine. Cioè, è l'abitudine. Non si finisce mai di imparare. Così. Ma vorrei mi scappassi io, da io lavoravo 2 anni in pasticceria anche. No, oltre ad essere diventato così. Insegnaci l'otto, vai un attimo. No, no, perché questo è un momento importante. Fatto piano è così. Ma questo non è tanto un 8, perché l'8, scusami, fai un 8, va bene? 8 così. Se, allora è uguale. Se lo fai più stretto, più abbassato, diventa. Pure in discesa. In discesa, ovviamente, con saccarone. Vabbè, sentite, è montata. Fate come volete a casa. Dai. Vabbè, senti. A questo punto aggiungo una cucchiaiata di farina. Va bene. Qui si fa un altro. Un 7 ora, perché è quello dopo. 7 e mezzo. Qui si fa briscola. Secondo me si dà numeri. Si dà numeri. No, no, perché una che ha fatto la crema dei pazzi. Esattamente, è colpa di quello. Allora, dunque, qui abbiamo fatto allora 4 uova che sono intere. 3 uova. 3 uova intere. Qui abbiamo aggiunto 80 grammi di lo zucchero, detto anche saccarosio. Sì, saccarosio. Poi per gli amici. Abbiamo poi qui abbiamo messo bene. 60 grammi di burro dentro le avanzi dell'uovo di Pasqua. Per chi invece volesse avere il massimo del massimo, si prende questo cioccolato che si trova in Venezuela. Va bene? A questo punto incorporo il cioccolato alle già uova. Già caldo ancora? Sì, sì. Vedi, si batte un po' nella frusta così si raffredda un pochino. Hai qualche numero da suggerirci ora? No, no, no. Ma posso fare un 9? No. Sì. Vedo che è in discesa, sono contento. Meno male. Mamma mia, sono troppo simpatici. Ho preso il cioccolato. Ah, è qui. Eccolo là. Ecco qua. Nel frattempo abbiamo acceso il forno, Vanna? Sì. A quanto? Qui ci vogliono 230 gradi per 10 minuti. Alto? Alto, per 10 minuti. Alto e poco, perché? Perché l'esterno si raffredda, si cuoce e l'interno rimane crudo e rimane fondente, giusto? Ah. Sì. E poi se no si spaccano, se gli dai il fuoco, poco fuoco, viene su, pa, e mi sale. Sì, fa come un muffin diventa. Praticamente qui gli è successo di tutto, sanno tutto. Tutto. Allora, se si mette poco, esce su, cresce. Viene su e si apre, ci sopra. Cioè, se mettiamo 180, esce... No, sì, invece a 230 si blocca subito. Si blocca l'esterno. 10 minuti, se no si abbrustolisce. Sì, va bene. Acceso a questo punto noi abbiamo le nostre formine. Tu usi delle formine tradizionali e non di silicone, perché? Ma perché mi vengono bene, sono molto pratiche e non dondolano. Come noi. Oggi guarda. Guarda come dondolano. Guarda come dondolano. La prossima canzone. La prossima canzone è come dondolo. No, va bene. 3 chili. Chi la indovina 3 chili di gelato. Ha ragione. Ci doveva fare questo. È vero. Perché vedete i dondoli. Ora, ritornando a noi, lei ha fatto questa battuta involontariamente. Perché gli stampini in silicone dondolano e quindi noi abbiamo messo questi altri. Senti, io ho visto però che sono leggermente polverizzati. Da sono che imburrati cosa? E infarinati. Imburrati e infarinati. E noto che ne metti poco. Io poco, avrei messo fino in alto. No, perché dentro ci metto dei pezzettini di cioccolato fondente. Sempre di quello avanzato.
Sì, dopo... di Pasqua, Pasqua, da Pasqua. Pasqua. Certo, no, questo non è avanzato, sono tavolette. No, lei no, ma di quelle, capito? Di quelle super, ma siccome noi abbiamo gli ovi di Pasqua, gli ovi, le uova. Allora, qui ricopriamo. Praticamente, vedete, il cuore tenero è rappresentato da questa pezzettino, da questo pezzettino di tavoletta di cioccolato, sì, che poi andrà a struggersi. Ma presa questa botta che lo incamera dentro di calore a 230 gradi, non fa in tempo a struggersi del tutto, no? Quindi sì, rimane, rimane morbida, come ha detto lei, tenera. Tenerone. Tenerone. La teglina si mette in la teglina. Guarda, posso dondolino, posso là. La teglina. Vai. Ecco qua. Dondolino. Vedi, questo è un dondolano, vedi? Mi sono, brava, loro sono bravi, mica. Ma loro lo fanno un po' così. Ma brava, la sto usando. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con i twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo. Ma... Sì. Poche famiglie possono dire di avere una canzone dedicata. Sì, noi l'abbiamo. Zitto. E anche pochi possono dire di divertirsi così come facciamo noi. Va bene? Ecco. Allora, a questo punto noi poi ho visto che qui hai tutta una serie di altre cose. Sì. A che ci serviranno queste altre cose? Per guarnire un po' questi dolcetti. Ah, guardate, per guarnire ha fatto le mammoline, guardate che persona tenera, mi ha portato le violette e ha fatto le violette che sono proprio una reminiscenza della mia infanzia, quando usavano. E vedete, le ha fatte candite? Le ha fatte cristallizzate. Cristallizzate, sì. E non le ho viste. Io. Guarda. Che spettacolo. Hai visto che meraviglia? Ma brinate. Sono brinate. 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 Me lo spieghi? Come si fa a brinare? Hai visto quando c'è la brina? Certo. Quindi sono molle ancora, sono bagnate? No, ora sono... No. Allora sono brinate. E quindi che vuol dire? Sono bagnate nell'albume di uovo, un pochino sbattuto, un po' sbattuto e poi spolverizzato lo zucchero a velo e si mettono ad asciugare. È un segreto molto molto semplice che condivideremo presto, perché si può applicare anche a tutti i fiori, i primi nascosti, all'uva, i giacinti, addirittura all'uva, praticamente si sbatte. Le rose, i petali di camelie che mi ha portato lei, vedete ora questa è stagione di camelie. Bello. Anche lei, sì, mi ha portato, hai visto che bello. No, allora, si prende una chiara, si sbatte ben bene, poi... Sì, poi con un pennellino si passa tutta sulla superficie che si può brinare. Esattamente, quando poi ci si mette un po' di zuccherino. E poi con uno staccino, un colino, ci si spolvera lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo. E si mettono in una gratellina a asciugare. Esattamente, vedete, sono queste, sono deliziose perché comunque fa da collante, ma hanno lo zucchero. Sono una vera e propria delizia. Poi qui invece cosa hai fatto? I mandarini cinesi? Sì, sì, i kunquat li ho sciroppati. E come si sciroppano i kunquat? Sì, l'ho fatti bollire per 3 volte, sempre partendo da freddo. Quando alza il bollore l'ho scolato e l'ho rimesso nell'acqua fredda per 3 volte. Per togliere questo l'amaro, che l'amaro, invece è una cosa abbastanza simile a quella che hanno fatto loro con la loro salsina. Ma è ammorbidire anche la scorza. Il kunquat. Sì. La scorza. E poi dopo ho fatto uno sciroppo, acqua e zucchero e ce l'ho rimessi a bollire dentro finché non... E quindi è venuta la canditura. La canditura, che è la stessa cosa che hanno fatto loro là. Sì. Benissimo. E poi a questo punto, dopo i nostri 10 minuti, no, potremmo dire, i 10 minuti passati in forno, dobbiamo provvedere con il burro a fare la decorazione. Sì, questa è un'altra decorazione, delle fettine di pera insaporite in una noce di burro con un po' di zucchero di canna e si fanno. E poi ce ne sono 4 dolcini, uno si potrebbe anche confezionare con una pallina di gelato. Certo, volendo. Guarda, scusami, è così. Siamo quasi pronti. No, aspetta, finiamo questo e poi andiamo al gelato. Sì, va sì, bene. Andiamo. Benissimo. Allora, vedete, noi stiamo per creare tutte le guarnizioni di questo nostro tortino al cioccolato, ma sono suggerimenti che vanno bene anche indipendentemente dal tortino al cioccolato. E qui abbiamo i kunquat, le violette brinate, a questo punto abbiamo burro su cui abbiamo messo del zucchero di canna che rimane quindi più granuloso, caramellato, più croccante, sì. E le caramelliamo poco poco. Nel frattempo andiamo a ritirare dal forno i nostri piccoli tortini fondenti dal cuore tenero, va bene? Viceversa, vai a prenderli, vai! Però io mi sono sempre domandato come mai questo si chiamava kunquat.
Io ho trovato una risposta. E qual è? Che ce ne vuole quattro di questi per fare un mandolino normale, quindi con quattro mandarini di questi se ne fa uno. Madonna. Ho pensato a quello. Questo è barese, con quattro. Con quattro. Con quattro. Da quando ci vedono su Sky non c'è limite qui, anche pure baresi. Ma che è così il dondoli sempre? Sì, peggio. No, è anche peggio. Chi è? Questo è quello omologo. Sì, che così vogliamo aprire per far vedere come sono. Devono essere serviti freddi o a temperatura ambiente? A temperatura ambiente il cuore è tenero, freddi si indurisce. Certo. Allora un suggerimento che lei ci voleva far vedere è quello, infilando magari nel pentolino, avendoli fatti prima in bagnomaria, vedete come abbiamo provato a fare prima, siamo a posto. Abbiamo gli ultimi 4 minuti, oppure, quindi dobbiamo fare anche rimettendoli direttamente in forno. Allora, apriamo un attimo mentre metti il conquat, loro stanno mettendo, ancora apriamo. Dov'è? Vedete? Non c'è braccio. Ecco qua, guardate qua il cuore tenero, ve lo faccio vedere io. Lo vedete com'è tenero? No, no, ferma, ferma. Guarda, lo apriamo, eccolo qua. Guardate, una margherita dal cuore tenero, si vede che sta fondendo. Qui mettiamo il kumquat, io ci metto una violetta. In uno mettiamo la violetta. Ecco qua, due violette, una violetta al centro. E in questi altri invece mettiamo la pera. La pera, eccola qua. Tra poco adesso dobbiamo dedicare anche gli ultimi minuti al gelato, per cui per favore, mentre metti la pera, mi vuoi ricordare come si fa questo tortino fondente dal cuore tenero? Sì, facciamo fondere del cioccolato fondente a bagnomaria. Bene. E quando è fuso incorporiamo del burro e facciamo sciogliere. In una zuppiera montiamo 3 uova con dello zucchero, un cucchiaio di farina e poi incorporiamo il cioccolato alle uova e facciamo tutto un impasto. Dopo in uno stampino usa e getta mettiamo metà impasto, qualche cubettino di cioccolato fondente ancora impasto. Benissimo. E poi inforniamo a 230 gradi per 10 minuti. Ecco qua la nostra manna. Allora, noi abbiamo messo il nostro gelato là dentro, a questo punto dobbiamo incorporare tutto quello che avevamo preparato prima. E quindi la arancia candita, scorza d'arancia candita nello sciroppo. Poi mandorle pralinate in casa. Come si fanno a pralinare le mandorle? È una dose fra mandorle e zucchero che vengono girate col calore e il cioccolato Amedei. Questo meraviglioso Amedei. Ora noi andiamo a finire di mantecare e il gelato sarà pronto in un minuto. Benissimo, mentre il nostro Stefano ci ricorda esattamente con la videata degli ingredienti quello che dobbiamo avere e fare a casa per avere questo gelato d'autore. Quindi prendiamo quanto? Allora, 300 grammi di panna, 500 g di latte, 4 torli d'uovo che inseriremo a 40 gradi, portiamo tutto a 85 gradi, a quel punto lì aggiungiamo il saccarosio, lo zucchero normale per dolcificare fino al nostro piacimento, poi prima del raffreddamento aggiungeremo la scorza di limone, le scorze d'arancia, la bacca di vaniglia e raffreddiamo, dopodiché mantechiamo nella macchina e aggiungiamo a mantecatura quasi completa il cioccolato, le mandorle pralinate, le mandorle fresche e l'aurum, che è un liquore all'arancio, giusto per portare su il gusto. Abruzzese, fra l'altro, che stiamo mettendo in questo momento. Allora, io direi, per l'ultima inquadratura vai a prendere 2 coni, vai là che ce li mettiamo subito. Cioccolato e senza? Senza, invece la Vanna al cioccolato, va, così finiamo proprio in bellezza. Vanna, ti va? Con il cuore fondente al cuore trenerà? Eccoli qua, guardate che bello. Allora, quando abbiamo parlato di mantecatura, quindi significa lavorare il nostro gelato, per quanto tempo lo dobbiamo lavorare? Tieni, Vanna. Questo dipende sempre da macchina a macchina. Da macchina a macchina. La nostra ci ha messo 4-5 minuti. Allora, noi abbiamo messo 4-5 minuti, un'ora per preparare il gelato e un secondo per desiderarlo e finirlo. Ecco qua. A questo punto io ringrazio gli ospiti di stasera, che sono la nostra Vanna da Siena, che ci ha fatto il cuore tenero nel fondente, invece l'opposto, e invece i nostri due dondoli, Sergio e Stefano, che vi aspettano a San Gimignano con questi gelati proprio buoni.